Nel PNRR ci sono risorse per l'obiettivo della rigenerazione urbana, dalle grandi città ai centri minori, alle periferie, interventi tesi a implementare la qualità dell'abitare, con miglioramenti nell'edilizia residenziale fino agli spazi verdi pubblici. Il rapporto che c'è tra rigenerazione urbana e PNRR e in che modo le aziende possono attingere ai fondi è stato il tema di un incontro promosso giovedì all'Università di Chieti dallo sportello Europe Direct Cittadino in collaborazione con Confartigianato, che svolgono una funzione di consulenza e supporto. La mission di Confartigianato è proprio quella, dare da un lato un supporto a tutti gli enti locali e le amministrazioni che hanno difficoltà nella presentazione di proposte progettuali concrete sulle misure del PNRR, perché sappiamo bene quelle che sono le problematiche a livello di risorse umane che i comuni dispongono. Dall'altro, come Confartigianato, noi ci stiamo impegnando a supportare le imprese su tutte le misure, sia quella nazionale ma anche quelle che la regione da qui a breve metterà a disposizione del tessuto produttivo economico della regione Abruzzo. Alla presenza di docenti e di responsabili delle associazioni di categoria, l'incontro ha acceso i fari sulle risorse che il piano rende disponibili, con particolare attenzione sull'impatto che tale strumento avrà sul territorio. Tra i relatori anche Emanuela Grimaldi, direttore del Dipartimento di Presidenza della Regione Abruzzo. Abbiamo avviato tutta una procedura di rigenerazione urbana e sostenibile, collegata ai bandi del Ministero per l'Interno rispetto, diciamo, al degrado sociale e al MIMS rispetto alla rigenerazione urbana vera e propria. Quindi abbiamo inserito come finanziamento circa 100 milioni di euro nell'OP 5 relativo proprio ai progetti di rigenerazione sia nelle aree urbane che nelle aree diverse da quelle urbane. Stiamo avviando una strategia territoriale finalizzata proprio all'individuazione di quelle aree e dallo scopo di costruire uno sviluppo strategico territoriale integrato con le risorse assegnate dal Piano Nazionale.